Ho detto che il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro. Abbiamo quelli del Movimento 5 Stelle che, come direbbe Di Maio, volessimo dare a tutti 800 euro di reddito di cittadinanza. 800 euro di reddito di cittadinanza per stare a casa vuol dire non sapere che oggi 800 euro è il reddito medio di chi lavora 40 ore settimanali in certi ambiti. Ma di che cosa state parlando? Vuol dire che non avete mai lavorato in vita vostra per dire una cosa del genere. Vuol dire che non sapete che il futuro di questa nazione non è il sussidio a tutti, è il lavoro, perché il lavoro genera una dignità che il sussidio non genererà mai, mai. Ma come si fa a presentarsi con proposte del genere? Ma come si fa? Poi gli chiedi, scusi, ma come le coprite? Dice, beh, facciamo i tagli. Tipo? Beh, tagliamo gli enti inutili. Scusi, ma quando tagliate gli enti inutili, però c'è un sacco di gente che diventa disoccupata. E beh, gli diamo il reddito di cittadinanza. Giuro che è vero. Cioè, risposte del candidato Premier Luigi Di Maio alle domande dei giornalisti sul programma. Che i risultati di quelli che pensavano di fare la rivoluzione venendo dal niente, l'abbiamo visti. A Roma ci abbiamo i maiali che attraversano la strada. E Alessandro Di Battista dice, vabbè, ma capiteci, noi stiamo facendo esperienza. E se vuoi fare esperienza non fai il sindaco di Roma, ti candidi al municipio, fai esperienza e quando sei preparato vai a fare il sindaco. Perché se no il tuo tirocinio lo fai pagare ai cittadini. Poi ovviamente quelli del Movimento 5 Stelle, quando abbiamo pubblicato la foto del simpatico animale che attraversava la Romanina, hanno detto che era una fake news, allora abbiamo messo anche il video. Maiale è anche molto educato, attraversava, come dicevo, sulle strisce, per cui proprio devo dire molto educato, però insomma dimostrazione del fatto che quelli che fanno politica con le fake news pensano che gli altri facciano politica nella stessa maniera, invece noi siamo gente seria e loro sono la fake politica, è una cosa molto peggio delle fake news.